Rizzoli aveva molto più scambio con Alfonso. Rizzoli aveva preso molta simpatia per Alfonso. No, di Rizzoli, io personalmente ho avuto Rizzoli quando avevamo un ufficio in una villa. Abbiamo fatto per la presentazione di un film, una festa, c'era Rizzoli che si era un po' ubriacato. Era pure incappato con Peppino Amato, per esempio. Io una volta ero nell'anticamera del Cineritz, sempre con mio fratello, e si sente urlare, poi viene fuori, questo non mi ricordo, adesso mi verrà fuori il nome, dice: "Sai che ha fatto Peppino Amato?" Gli ha detto: "A commenda, sai che faccio? Io salgo su sto tavolo e ti piscio in testa così ti cresco i capelli."